Ciao a tutti! Allora, in questo video vi voglio mostrare quali sono i trattamenti contro la cellulite che sto utilizzando, quindi tutti i prodotti che sto utilizzando contro la cellulite che secondo me sono i migliori, almeno io al momento mi sto trovando benissimo con questi prodotti. Ovviamente sono tutti prodotti biologici e naturali. E niente, passiamo subito ai prodotti. Mi voglio scusare perché ho il naso un po' chiuso, devo ancora capire se sia raffreddore oppure allergia, ma presumo allergia. Il primo prodotto che io vado ad utilizzare almeno due volte alla settimana sotto la doccia è lo scrub per il corpo della marca La Saponaria. È uno scrub che all'interno ha lo zucchero integrale, la farina di mandorle e poi ha come principi attivi l'edera, il ginkgo e il rosmarino, ed è al lemongrass e menta. Infatti si sente un profumo buonissimo e anche piuttosto forte di menta e anche un po' di limone. Si sente tantissimo proprio anche in realtà in bagno, perché anche se io lo applico sotto la doccia il profumo rimane e va in giro anche per il bagno, per la casa se tengo poi la porta aperta. È un profumo veramente abbastanza forte, ecco, intenso, però insomma non è che rimanga per tantissimo tempo. Mi piace tanto perché lascia la pelle veramente bella tonica, compatta, liscia, vellutata. Non serve in realtà nemmeno la crema corpo dopo aver applicato questo scrub. Io comunque poi vado ad applicare la crema anticellulite, che rende la pelle di una morbidezza incredibile e proprio si avverte subito, comunque anche dopo le prime applicazioni, la pelle più compatta e più tonica. Poi almeno una volta alla settimana, andrebbe fatto per più volte, però io purtroppo non ho il tempo di farlo per più volte, quindi riesco a farlo una barra due volte alla settimana, non di più. Comunque questo fango osmotico della marca Alchemilla, che io ho scoperto l'anno scorso, è un mix di argille, quindi di argilla verde e di argilla bianca, all'interno poi ha l'olio di jojoba, di girasole, di mandorle dolci, ha l'aloe vera, ha l'estratto di caffè, ha il sale, insomma tutte sostanze che aiutano proprio ad eliminare le tossine, a drenare, a rigenerare la pelle. Leggevo che andrebbe fatto una volta al giorno per un periodo, applicandolo direttamente sulla pelle, lasciandolo in posa per mezz'ora. Io purtroppo riesco a farlo una o due volte alla settimana e comunque faccio lo stesso procedimento, e nonostante tutto io comunque vedo già dei buoni risultati anche se lo applico veramente molto poco. Dopo aver fatto il fango, quindi faccio prima il fango una volta o due alla settimana, di solito metto poi una pellicola attorno alla pelle, lascio in posa per mezz'ora e poi vado sotto la doccia a sciacquare il tutto. Sotto la doccia faccio lo scrub, quindi cosa faccio? Vado a massaggiare lo scrub con movimenti circolari dal basso verso l'alto per riattivare la circolazione, faccio questo un paio di minuti e poi sciacquo il tutto. Faccio la doccia, quando esco dalla doccia, sulla pelle ancora umida, quindi ancora bagnata, vado ad applicare l'olio anticellulite, che è questo della marca Veleda, che mi aveva inviato Veleda ancora un anno fa quasi. Comunque mi sono trovata benissimo, l'ho acquistato anche io, l'ho riacquistato, e questo ha un profumo molto delicato. È un olio anticellulite alla betulla, all'interno ci sono molti oli essenziali che appunto aiutano a prevenire, a combattere la cellulite. Infatti all'interno abbiamo l'estratto vegetale di betulla, di rusco e di rosmarino, che quindi sono drenanti, sostengono il sistema dei liquidi e assieme agli oli nutrienti che ci sono all'interno diciamo che aiutano proprio a prevenire, a combattere la cellulite e favoriscono il ricambio cellulare in maniera naturale. Quando invece non voglio utilizzare l'olio oppure semplicemente vado un po' più di fretta, vado ad utilizzare questa crema anticellulite della marca Alchemilla ad effetto freddo. È un prodotto che ho scoperto l'anno scorso, che ho riacquistato, non me l'hanno inviato assolutamente, l'ho acquistato io,
ed è una crema appunto ad effetto freddo prolungato ed è adatta anche a chi ha la pelle sensibile con fragilità capillare. Quindi in realtà, anche se sentirete molto fresco, fa bene un po' anche a tutte le persone che hanno la pelle sensibile. Quindi se sentite proprio una sensazione di freschezza, di freddo quasi nella zona che andate a trattare, non preoccupatevi, è una cosa normalissima e va benissimo anche per voi che avete appunto la pelle così sensibile come me. Io avevo provato infatti quella termoattiva, sempre dell'Alchimilla, che riscalda appunto, e non mi è piaciuta assolutamente. Quindi da parte mia io la sconsiglio, però magari c'è chi si trova benissimo, io mi sono trovata molto molto male e ho provato a dare comunque fiducia all'Alchimilla e ho acquistato la crema effetto freddo e con questa mi sono trovata molto bene. All'interno ci sono gli estratti di mentolo, di eucalipto, c'è l'estratto di caffè, c'è l'estratto di aloe, il burro di cacao, ci sono l'olio di mandorle dolci, l'olio di sesamo, che sono quindi oli nutrienti e la elasticizzanti. Vi consiglio di utilizzare poca crema alla volta in modo da capire appunto quanto freddo tra virgolette sopporta la vostra pelle. Bene mie care, questi erano i prodotti che io preferisco in assoluto quest'anno per trattare la cellulite. Quindi questi sono i prodotti che ho acquistato, che mi hanno mandato, comunque prodotti finiti già pronti. Però io alterno questi trattamenti ai trattamenti fai da te, quindi lo scrub che faccio io, l'olio, la crema che preparo a casa io. Quindi faccio una settimana così di solito e una settimana con i prodotti fatti da me, anche per capire un attimino l'efficacia di tutti i prodotti. Quindi fatemi sapere se vi può piacere anche un video in cui vi mostro tutti i trattamenti da poter fare a casa, da preparare a casa, che utilizzo e con cui mi sto trovando bene quest'anno per prevenire e combattere la cellulite. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un pollice in su per favore, e se non volete perdere i prossimi video iscrivetevi al mio canale. Fatemi sapere fra i commenti se avete già provato questi prodotti e quali prodotti utilizzate voi contro la cellulite, e io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!